WPT National, siamo qua con Dennis che è protagonista anche oggi, finalmente a premio, tra l'altro una bolla anche abbastanza particolare, un po' lunga, un tavolo insomma anche un po' agguerrito. Raccontici prima di parlare della mano di ieri, come è andata oggi invece la zona bolla? Tutto bene direi comunque alla fine. No, oggi la zona bolla bene, ho quasi double uppato in contest, praticamente l'ho cliccate tutte perché era un tavolo abbastanza scarato, no? Sì. Niente. Buono, ci siamo in corsa. Dopo la battuta anche un test di invoglio, quindi bene. Parliamo invece di questa mano di ieri che comunque ti ha dato stack, comunque ti ha dato possibilità di andare avanti, dopo la vedranno in grafica sotto di noi. In realtà siamo ancora all'inizio, buio 75, 150 con ante 25. Sei tu a iniziare le danze, come ti capita spesso, sei un giocatore insomma diciamo abbastanza aggressivo, ti piace condurre il gioco, apri dei jack a 3,75, trovi una 3 bet di questo signore Stanley Petter a 1100 e tu decidi di chiamare con 4 e 4. Raccontici il preflop. Sì, certo, c'è il role di Lupol. Le posizioni sono sbagliate. Io sono UTG, lui è UTG1, quindi cambia abbastanza i range, anche se l'Oppo è un giocatore super solido, quindi vabbè, giochiamo 200 blind, apro pair e flatterò sempre la 3-bet, giochiamo heads up. Il flop ti è subito abbastanza amico perché c'è donna 9-4 rainbow, quindi molto 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 bene. Tu decidi di fare un'azione abbastanza standard in questo caso, raccontici cosa stavi pensando. Ero indeciso se c'è Cresare o Don Carlo, però se c'è Cresarlo molto spesso perdo il range che è attribuito, che non hai tato, tipo asso K, asso Jack qualche volta, oppure 10-10-1 alla call. Jack si pure. Comunque decido di checkallare per proprio questo motivo, perché se ha quelle mani che non hanno intato lo faccio sempre foldare. Stiamo parlando di un giocatore molto solido comunque. Sì, super solido, per quello infatti la sua azione al TAR mi ha un po' spiazzato. Esatto, TAR che esce un 6 di quadra e lui fa. Io decido di Don Carlo, lo donco quasi pot. E lui appunto la mia immagine. Sua è di un giocatore super solido, cioè davvero io super solido, e io betto pot e lui raisa tipo 2,3 3.800 9.200, e lì ero indeciso se rompere al turn, perché in teoria quando lo gioco così era per rompere al turn, però mi ha davvero spiazzato, cioè non mi aspettavo, cioè infatti qualche volta dama, anche se non so se raisa al turn, boh. Quindi decido di callare, basta. Arriva, scende un 9, in effetti i tuoi dubbi. Un 9 che diciamo lo polarizza sulle dame, cioè l'unica mano che mi batte le dame, è difficile che mi tribetta i 9 l'open di UTG da UTG1, quindi non so, forse l'ho giocata un po' scarata, ho missato value perché avrei dovuto rompere al turn. Molti dicono che se avessi avuto dama sarebbe stato un culo, però 200 BB mi sembrava esagerato romperli al terzo livello. Sono coerente comunque perché arriva, in effetti non. Checco perché proprio gli stessi motivi di prima. Sto checkallando. Comunque anche gli stack sono sbagliati perché io il river ho ancora 23.000, quindi partivo con 35 e lui mi copriva, sì, leggermente. Quindi ho ancora. Cioè, se avessi avuto davvero questo stack avrei rotto il turn. Però io il river ho ancora 23.000. Il pot è 23-24, anche il pot che è 9-18, sì, 22. Allora, per i motivi che ho detto prima, ho checkato, avrei check ra incollato, penso. Se mi fa resto, davvero, forse fold, non lo so, avrei dovuto vedere qualche te così. Però è un giocatore davvero troppo solido per... In effetti, solido è perché è KK. Sì, forse sicuramente ho missato value, però ho deciso così, ho giocato un po' in modo... un po' controllosa, diciamo, cioè non ho voluto rompere, diciamo. Tu comunque stavi giocando abbastanza agro, quindi insomma anche la tua immagine verso di lui è di una ragazza che non ti fa, ovviamente. Forse per questo, cioè se tu mi dici così per questo motivo avrei dovuto rompere, però non lo so, davvero era troppo solido. Comunque siamo ancora in corsa, quindi va bene. Speriamo. Grazie Dennis e bocca al lupo per dopo. Ciao. Grazie.